Ciao a tutti e bentrovati alla nostra rubrica Fototeller. Oggi ci sono io e come al solito ci colleghiamo con Mosè che ci presenterà un nuovo ospite. Mosè, mi senti? Ciao Mi sento benissimo. Ciao Roberto, come stai? Mosè, tutto Piacere bene? vedere. Tutto bene, Grazie. tutto bene. Oggi non ho la mascherina, hai visto? Oggi niente, sono in Oggi casa. sei senza mascherina, sei a casa però, ovviamente. Non faccio questa trasmissione per strada. Niente, oggi presentiamo un fuoco straordinario. Ti dico perché? Perché tutte le volte che l'ho incontrato fotograficamente è stata sempre una scoperta. Nel senso che lui mi ha sempre fatto vedere qualcosa di nuovo e di interessante. La sua vita è anche particolare perché lui è, pensa, un elicotterista. E tra l'altro ha iniziato a fotografare, credo, poi ce lo confermerà lui, con un reportage nelle missioni all'estero, è figlio dell'arte e adesso ci presenterà oggi delle fotografie di nudo, diciamo, nudo di alta classe, paragonabile a qualche autore famoso che forse sveleremo dopo. Il suo nome è Gabriele Rigoni ed è una persona straordinaria. Vediamolo insieme, dai. C'è un Facciamolo entrare. collegamento? Eccomi, Eccoci, eccoci. ciao Ciao. Gabriele. Buongiorno Roberta e buongiorno Mosè. Ovviamente grazie per l'immeritata presentazione che mi hai fatto, sono No, onorato. beh, non è meritata. Ti dico una cosa, lo dicevo prima. Pensa, ci vedevamo 2 o 3 volte all'anno, adesso con il coronavirus siamo costretti a vederci via web, ma va bene così, no? Che dici? Ma vabbè, per ora va bene così, tanto torneremo a rivederci molto presto, spero. Sì, lo faremo, lo faremo. Allora ti chiedo subito una cosa, Gabriele. Sì. Perdonami Roberto, una prima domanda. Adesso tu sei chiuso in casa, no? Cioè, sei Ovviamente sì, come tutti. ovviamente Allora, sì. ammetti che oggi dicono le gabbie sono aperte, usciamo tutti e facciamo quello che ci pare. Qual è la prima cosa che fai fotograficamente? Vabbè, dopo un mese di chiusura qua in casa, la prima cosa che faccio è carico le batterie la sera prima, prendo la prima digitale che ho e cerco una modella e scappo al mare a fare qualche foto. Ecco cosa farei. Mi manca proprio. Penso di non aver mai passato negli ultimi 30 anni un periodo così lungo senza scattare una fotografia. Ah, questo è grave. E adesso che sei in casa, fotograficamente cosa fai? Allora, sto rivedendo un po' tutto l'archivio. Ovviamente bisogna reinventarsi qualche cosa, no? Per rimanere attaccati alla fotografia. Per cui ho scoperto che avevo un cartone pieno di vecchi CD e di DVD delle prime foto digitali fatte nei primi anni del 2000. E quindi cosa ho fatto? Ho fatto prima di tutto un backup su hard disk, altrimenti avrei rischiato di perdere questi CD e DVD. E con piacevole sorpresa ho riscoperto delle foto che facevo in quegli anni lì, e andando anche a ritoccarle nuovamente, quindi con una nuova visione, con nuovi plugin di Photoshop, con nuove tecniche, nuovi filtri, per cui renderle attuali foto di 20 anni, no? Quindi è stato veramente un lavoro che potrei andare avanti un altro mese, devo dire, perché ce ne sono tantissime. Spero di Allora, no, spero di rimandare il fotoritocco più avanti, però ecco, questo ho fatto, questo ho fatto. ascolta, sai, ci stanno osservando tanti amatori, tanti appassionati come te in questo momento, no? Che Sì. sono in casa e che hanno la gabbia chiusa, il lucchetto è serrato. Ecco, tu cosa gli consigli fotograficamente oltre all'archivio, no? Perché ci sono molti che hanno una sorella, una mamma, una fidanzata, una compagna, una moglie. Cosa gli consigli fotograficamente di fare? Beh, come io ovviamente seguo Instagram, no? E vedo anche Giovanni Gastel, che è un carissimo amico, no? Che Sì, ogni certo. tanto dice: non spegniamo la creatività, la casa è piena di cose da scoprire, quindi fotografiamo in casa, fotografiamo da casa. E questa è una scommessa interessante, molto, molto creativa anche dal punto di vista così dell'esercizio mentale. E per cui suggerisco, soprattutto ai fotoamatori che hanno questa passione, devono avere la macchinetta sempre tra le mani in qualche modo,
di inventarsi qualche cosa. Chi ha la fortuna di avere una fidanzata o una moglie disponibile, perché no? È l'occasione per fare fotografie di ritratto ai familiari, ai figli, oppure cercare nell'ambito della casa, osservare le luci che cambiano durante la giornata, inventarsi qualche cosa. Credo sia assolutamente interessante questo. Io non ho avuto il tempo di farlo perché, ti ho detto, ho riscoperto questo vecchio archivio di foto e per cui sono sommerso da foto messe lì che voglio ritoccare. È interessantissima sta cosa. Ed è un modo anche di riflettere su tutto questa quarantena forzata. Poi, a parte tutto, ci sono i social. Ci sono tantissime dirette come la nostra, ci sono tutorial che a volte uno non ha tempo di guardare, ma è un modo anche per affinare le proprie tecniche di fotoritocco, visto che ormai parliamo di digitale al 99%, per cui perché no, ottimizzare il tempo Studiare, per studiare. studiare, per vedere, insomma, per scoprire. Certo. Allora, tu Roberto cosa dici? Cosa ci Ma chiedi? guarda Gabriele, io ti farei una domanda dritta al punto, no? Vai. So che le tue muse ispiratrici sono appunto le donne. Io volevo innanzitutto chiederti che cosa ti ha ispirato o chi ti ha ispirato alla fotografia di nudo. E Ottima domanda. come seconda battuta, che rapporto hai con le donne? Allora, in realtà io ho iniziato la mia passione fotografica col reportage. Questo già dal 1989 mi sono ritrovato per lavoro in Namibia col mio elicottero per una missione delle Nazioni Unite, dove c'era questo scenario fantastico, queste tribù africane ancora da scoprire, paradossalmente neanche il National Geographic era arrivato dove siamo arrivati noi in quel periodo lì. E lì mi è nata la voglia di fare fotografie per documentare, cioè per far vedere a qualcuno quello che erano le mie fotografie, non solo come fotoricordo. È un lavoro che nei primi anni del 90 ho fatto, quindi fondamentalmente nasco con le foto e reportage. Ho documentato la Namibia, la Somalia, la guerra in Somalia, ero lì per 9 mesi, quindi ho scattato tantissime foto che servivano anche allo Stato Maggiore dell'Esercito come documento, come foto pubblicitaria e tutto. Poi nel 95-96, un periodo in cui non ero in missione, mi annoiavo un po' perché dopo aver visto Africa o scenari di guerra assolutamente interessanti dal punto di vista fotografico, ritrovarmi in Italia a fare foto di reportage o street o queste cose qui un po' mi annoiava. E ho cominciato a fare il ritratto alle persone, alle ragazze. Ovviamente, essendo sempre affascinato dalla bellezza femminile, quando ho cominciato a scattare le prime foto di ritratto femminile, le prime foto di glamour, lì ho scoperto che c'era un mondo che mi sarebbe piaciuto raccontare attraverso la mia visione e sono rimasto legato un po' a quel tema lì. Diciamo che le mie fotografie di nudo le faccio come hobby puro e fotografico. Ho continuato a fare foto di reportage, ovviamente, fino a 4-5 anni fa, quando ero in servizio, ma quello era quasi fotografia per lavoro, no? Per dire. E invece sto tuttora continuando questa ricerca sull'estetica femminile, sul nudo femminile, sulla bellezza, sulle forme. Che penso che non mi stancherà mai perché può essere infinita, ecco, può essere Ma Roberto infinita. ti aveva chiesto se c'è un autore che ti abbia ispirato, un autore famoso, cioè. Ma sì, più di qualcuno. Diciamo che ovviamente da Helmut Newton, Avedon,
I grandi, quindi. Un po' tutti i grandi fotografi, perché parliamo degli anni, fine anni 80, primi anni 90, per cui erano loro che hanno praticamente inventato lo stile fotografico che tutt'oggi copiamo. Scusatemi, non ho il Covid, è solo un colpo di Sì. No, ti facciamo un Ci tampone alla fine. mancherebbe. E il tuo rapporto con le donne, chiedeva Roberta? Ma il mio rapporto con le donne è di ammirazione e rispetto, fondamentalmente. Essendo anche un fotografo, quindi cercando di ritrarre la bellezza femminile, ovviamente cerco di conquistarle dal punto di vista così mentale e artistico per ottenere quello che voglio. Ma ci vuole un assoluto rispetto per la figura femminile e spero, se no, altrimenti non riesce a ottenere, diciamo, dei buoni risultati. Ci vuole anche un certo affiatamento, una certa conoscenza e tutto, ma ovviamente c'è sempre il rispetto prima di tutto della persona, della persona. Quindi il tuo ingaggio avviene con rispetto proprio, cioè il tuo ingaggio con quel soggetto è Sì, con rispetto. all'inizio sì, all'inizio era un tipo di contatto diretto, per cui vedi una persona, proponi di fare dei ritratti. Ecco, io non ho mai chiesto a nessuna modella di spogliarsi, di posare nuda per me. Capita, è capitato, come capita sempre. Non chiedo mai alle mie modelle di spogliarsi. Mentre all'inizio ovviamente avevo poche modelle, erano più amiche e tutto, chiedi di poter fare delle fotografie. Adesso succede il contrario, sono molte modelle che mi chiedono di fare delle fotografie, quindi è cambiato un po' in questo senso, no? Per cui ho tantissime richieste tutt'oggi, insomma, no? Di modelle che vorrebbero essere ritratte da me. Poi tra l'altro una cosa volevo dirti, cioè nelle tue fotografie, particolarmente quelle recenti che stanno tra l'altro scorrendo al nostro, vedo ha un sapore un po' analogico se vuoi, no? Sono B, analogiche. cioè, Quelle che hai fatto seconda cosa, no, vedere. ti chiedo, seconda cosa tanto bianco e nero, tantissimo bianco e nero. Ah sì, bianco e nero per me è prima di tutto è più facile, al contrario di quello che dice la gente, il bianco e nero artistico è difficile. No, io trovo sia molto difficile fare delle belle foto a colori, giuste, calibrate, tutto. E viceversa, ogni volta che converti una foto da colore a bianco e nero c'è sempre quel sapore un pochettino più artistico. Invece le foto che avete fatto vedere poco fa, ecco queste foto qua, sono fatte in pellicola perché dopo anni di digitale, c'avevo anche quasi la nausea del digitale, non riuscivo a ottenere i bianchi e neri che volevo, no? Perché è l'eterno dilemma, no? Il bianco e nero perfetto, non sono mai soddisfatto di quello che. Per cui sono tornato a scattare anche in pellicola e le foto che sto vedendo adesso, che state facendo vedere, sono tutte foto fatte in pellicola recentemente. Quindi sono tuoi lavori recenti, questi. Scusami. Sono tuoi lavori recenti. Sì, negli ultimi 4-5 anni, ecco, c'è stato questo ritorno alla pellicola, ma così, quasi per gioco. E ho scoperto che scattando in pellicola, su un rullo di 10 fotografie, 5 o 6 foto le salvi, e su 1000 scatti digitali, 5 o 6 foto le salvi. Per cui. Scattando in pellicola pensi molto di più all'inquadratura, pensi molto di più perché hai paura di sprecare le foto, no? Certo. Ed è utilissimo, secondo me, scattare ogni tanto in pellicola. Divertente. E per riflettere. Sì, E poi. un'altra cosa ti chiedo, io ti vedo questi ultimi lavori, vedo spesso, vedo tanto male.
tanto quindi questa energia del mare, questa sabbia, questi canneti, no? E vedo spesso che ti vai a rifugiare, perlomeno che ti vai a chiudere in una camera d'albergo, in luoghi anche molto intimi, no? Come mai questo salto dallo spazio apertissimo alla stanza chiusa? Sono due stati emotivi differenti, due momenti ispirativi differenti? Diciamo, è interessante questa domanda, sai, Mosè. Allora, certe volte la location in alberghi, in stanze chiuse, tutto è dovuto al fatto che una modella ti chiede di fare delle foto, e allora che cosa fai? Affitti una stanza, cerchi una location chiusa, e lì è tutto più facile in questo senso, e quindi fai delle foto di glamour, di nudo, e trovo anche che il nudo femminile vada sempre ritratto in un ambiente naturale, per cui l'ambiente naturale di un nudo qual è? La casa, non va oltre la cucina, può essere il salotto, può essere la camera d'albergo e tutto. Viceversa, negli ultimi anni, ogni tanto vado al mare e lì è un nuovo concetto di nudo, una nuova visione che ho, che è questo concetto di libertà, cioè mettere il nudo in un contesto naturale, quale potrebbe essere una spiaggia, il mare, il bosco, la natura e tutto, e quasi per abbinarlo a qualcosa di naturale, alla natura, ecco. Capito. Non so se mi sono spiegato. Certo. E io tra l'altro faccio una domanda adesso a Roberta, perché noi siamo dei maschietti, no? E comunque guardando le foto di nudo c'è una sorta di attrattività che è inutile nascondere, no? Cioè, nel senso, vediamo belle donne nude, cioè, e questo senza nessun prurito, per carità, però voglio dire, cioè, è l'assenza, no? È il diverso, è quello che vuoi. Una donna come te, Roberta, cosa prova, che opinione ha di fronte a queste fotografie di nudo, graziose, fini, molto, molto eleganti, se vuoi, che opinione ha di questo? Beh, cosa, scusa, Mosè? È la prima volta che lo chiedo, a una donna. A una donna? Sì, certo. Ma guarda, come dici tu, sono foto così eleganti, così fini, che rappresentano secondo me un tributo alla bellezza, e la bellezza in quanto tale fa solo piacere ammirarla e vederla, no? Quindi certo, da donna sicuramente viene recepita molto bene questa fotografia, questo messaggio che lui vuole dare della donna. Certo. Sono molto belle. Ti ringrazio. Noi fotografi maschietti, perlomeno, giochiamo, ma tutti, anche le donne, giochiamo un po' con la vanità del soggetto che fotografiamo, no? Certo. Ed è fondamentale questo concetto. Io credo che ogni donna desideri forse essere ritratta anche glamour, anche nuda, per fermare il tempo, per fermare la bellezza e tutto. E quindi noi fotografi dobbiamo percepire questo e cercare di farlo in maniera assolutamente elegante, cercando di accontentare anche il soggetto che ci chiede di essere ritratti in questo senso, no? Io credo anche che nelle fotografie si vede, si deve vedere un feeling che ci deve essere tra fotografo e modella, ma si vede anche il perché hai fatto delle foto, cioè se c'è carica erotica, se c'è semplicemente ammirazione, se c'è contemplazione, credo che si debba vedere anche nelle fotografie. E credo che il soggetto femminile sia la cosa più bella che esiste, insomma, infinita. Ti chiedo una cosa adesso, qui siamo, io sono un amatore, tu lo sai, mi conosci, no? Per cui di amatori ce ne sono tanti. A questo ci devi snocciolare qualche segreto, dai, qualche segreto ci devi snocciolare. Allora, consigli, ottica, che ottica usiamo, se vuoi che pellicola, se vuoi cosa diciamo alla ragazza prima di fotografare, tu parli
guardi la donna mentre scatti, dici qualcosa, dai dei consigli, insomma, dice un po' tutto, insomma, tu immagini, io non ho mai fatto foto di nudo, ti ho visto scattare, però non ho mai fatto, ottica essenziale, pellicola o macchina essenziale, consigli da dare, allora, dei fotografi di nudo, ecco. Allora, vabbè, pellicola, partiamo dal digitale, perché ormai tutti scattano in digitale, quindi la pellicola è già un po' più complicata, complessa, dovremmo parlare di sviluppi, di tipi di cose da adottare con la pellicola. Partiamo dal digitale. Per esperienza, come tutti i fotografi amatori, anch'io ho avuto delle attrezzature, anzi ogni tanto le rinnovo perché piace anche a me cambiare le macchinette, provarne nuove e tutto. Ho avuto tutto, tutte le ottiche possibili immaginabili, tutti gli zoom e tutto. Poi per esperienza uno si accorge che per il lavoro che appunto per il mio tipo di fotografia che faccio, ci sono delle cose che secondo me funzionano meglio, delle ottiche che funzionano meglio e tutto. Al di là della marca, della macchinetta, io adesso sono ridotto ad avere magari due o tre corpi macchine diversi, ma tutti con un 35 mm, perché penso che quello sia l'ottica in assoluto migliore per fare il tipo di fotografie che faccio io. È un'ottica che ti consente di stare abbastanza vicino al soggetto, nell'arco di 2 metri tu fai dal ritratto quasi alla figura intera. Non uso zoom perché preferisco avere un'ottica fissa luminosa, per cui 35 mm 1,4 come luminosità è il massimo, perché posso scattare sempre in luce naturale. E questo anche fa parte, è una caratteristica delle mie fotografie, cerco di scattare anche di notte in luce naturale senza usare i flash e tutto. Poi come tecnica di, cioè come, sì, sul set ricordiamoci sempre che il fotografo è quello che deve dominare, deve dare ordini in maniera assolutamente elegante al soggetto, che non sono ordini, dei suggerimenti, farla muovere per quello che uno vuole. La foto ce l'ha in testa il fotografo, non la modella. A volte l'errore classico che vedo da parte di tutti quelli che scattano ritratti e tutto è di dire alla modella fai qualche cosa, muoviti, fai questo. No, bisogna avere le idee chiare sulla luce, su dove mettere il soggetto. Bisogna elegantemente farle capire cosa uno vuole. Perché non dimentichiamoci, il fotografo sul set deve controllare e dominare il set. Una coincidenza, una curiosità. Guarda caso, il 35-1,4 è l'ottica del reportagista, se vogliamo, no? Sì, il 35 sì. L'ottica del reportage, cioè torniamo alle origini in un certo senso, giusto? Sì, 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 sì. Tutto sommato è vero. Reportage va bene anche un bel 28 mm, ma anche delle ottiche un po' più grandangolari. Però il 35 mm trovo che sia l'eccellenza. Giusto, è l'ottica che tutti vogliamo. Sì, sì, sì. Va bene. E questo è... Hai visto? 35 mm, bianco e nero. Ma è un film, no? Ecco, scattare in RAW, perché dopo così ci abbiamo tutte e due. Anche esatto. Se poi convertire in RAW è un lavoraccio, perché io non sono mai soddisfatto né contento di quello che riesco a fare, perché anche lì ci sono infinite possibilità, no? Cioè ogni volta che vedo un fotoritoccatore... Nell'Accademia di Cesni ci sono dei bellissimi corsi informativi sull'apertura del RAW, per cui... Vieni da noi, lo facciamo insieme, guarda, giornate intere. Vorrei essere nostro ospite, con grande piacere, Gabriele. Roberta, guarda, appena finisce questa fase qua, questo, vengo a trovarvi, esatto. Assolutamente. Grazie, grazie mille. Allora, io, Roberta, direi che abbiamo chiuso un po', che dici? Sì, decisamente. Grazie mille a Gabriele per averci raccontato la tua esperienza. Quando volete io sono qua, grazie a voi, è stato veramente un piacere. D'accordo. Grazie. Ciao a tutti. Grazie ancora. Ciao Mosè, grazie.
Ci ciao vediamo. Roberta, ciao Mosè, grazie ciao a voi. Gabriele.